In Italia non stecca contro la Lituania 25-0 al Maccabi Stadium e porta a casa 3 punti fondamentali, soprattutto considerando il pareggio della Svizzera, la Svizzera che pareggia in Irlanda del Nord per 0-0 e grazie a questo pareggio quindi si ristabilisce quello che diciamo, è la situazione prima di questa pausa internazionale, se vogliamo, perché adesso l'Italia è a più 6 rispetto alla Svizzera con 2 partite al termine per l'Italia e 4 partite al termine per la Svizzera. Nello specifico 14 punti per l'Italia in 6 partite e 8 punti in 4 per la Svizzera. Quindi nella prossima finestra di qualificazione, che credo sia a novembre, perché se non mi ricordo male ad ottobre c'è la Nations League, quindi l'Italia sarà impegnata in Nations League, quindi ci sarà la pausa, ma non farà le qualificazioni per i mondiali. Le altre comunque giocheranno ovviamente le qualificazioni, ma l'Italia no. Detto questo, comunque al ritorno mi sembra a novembre ci sarà Italia-Svizzera e poi a Belfast contro l'Irlanda del Nord. E sarà importante comunque fare 3 punti con la Svizzera assolutamente per poter comunque stare tranquilli e comunque arrivare alla qualificazione in maniera più che tranquilla senza non dover fare cose particolari con l'Irlanda del Nord, che comunque non è mai semplice andare là. Detto questo, comunque, prestazione convincente quest'oggi con un'Italia con tantissimi volti nuovi, con tantissimi cambi rispetto alle ultime uscite, rispetto alla formazione tipo, visti tantissimi infortuni e tantissimi giocatori che hanno lasciato la nazionale prima del tempo, prima degli altri. E nonostante questo, forse l'Italia ha giocato ancora meglio, con più cattiveria, con più voglia di fare, con più fame, forse quella che è mancata nelle partite precedenti, la fame di giocatori comunque che partono come seconde linee e che volevano dimostrare tanto quest'oggi, l'hanno fatto, hanno dimostrato comunque tanto. Un'Italia che ha giocato bene sotto diversi punti di vista, perché partiamo da quelli negativi. I movimenti difensivi, soprattutto il primo tempo, un po' lasciano a desiderare. Comunque abbiamo un po' sofferto anche durante il secondo tempo, dopo ne parleremo sicuramente. In contropiede comunque abbiamo concesso diversi contropiedi agli avversari, più che altro per la mancanza anche di filtro a centrocampo in quel caso, anche perché Cristante era molto stanco e sicuramente Castrovilli non può, diciamo, essere un garantire comunque un filtro. Pessina comunque era stanco anche lui, però fatto sta che ci siamo esposti molto ai contropiedi avversari. Detto questo, movimenti difensivi da rivedere. Bene quando i difensori devono anticipare, soprattutto durante il secondo tempo, tantissimi anticipi a centrocampo. In realtà, soprattutto durante il primo tempo, tantissime volte i difensori sono andati a aggredire alti e a staccare di testa comunque a centrocampo, ad anticipare l'attaccante, e questo è molto importante per impedire che comunque la palla arrivi loro e possano gestirla, ma comunque bene intervenire così alti. Detto questo, comunque bene anche in fase di impostazione, ottime trame di gioco, cambi di gioco, diverse trame anche di prima, quindi squadra che si trovava aveva comunque delle buone geometrie, cioè si vedeva che comunque si trovava, aveva comunque degli schemi ben precisi, molto spesso cercava l'ampiezza, si cercava comunque di andare sulle fasce. E in realtà comunque non sempre si è andati al cross, perché si è provata anche la soluzione del passaggio in orizzontale al centro per Raspadori molto spesso. Detto questo, una prestazione, come dicevo, comunque positiva assolutamente e buona tutto sommato, nonostante l'avversario ovviamente ha dei limiti abbastanza importanti, però l'Italia sicuramente ha giocato con un ritmo molto più elevato rispetto ad altre partite si è visto, ragazzi, nel senso, per carità, possiamo dire quello che volete, che la Lituania è scarsa e tutto, però si vede lontano un miglio che l'Italia ha giocato con un piglio diverso, con un ritmo molto più alto, decisa e determinata. Ha fatto 4 tiri, 4 gol praticamente. Poi nel secondo tempo tante imprecisioni negli ultimi metri, però i primi 4 tiri che abbiamo fatto 4 gol praticamente. Quindi questo è un po' il punto principale. E subito comunque, dopo una decina di minuti del primo tempo, che non lasciavano presagire bene, perché è stata una partita in primi 10 minuti equilibrata, l'approccio non totalmente positivo in realtà, perché anche la Lituania si è resa pericolosa e anzi forse ha tirato anche di più rispetto all'Italia, seppur l'Italia aveva fatto nei primi 10 minuti anche un'ottima azione palla a terra, perché si è giocato comunque molto palla a terra, nonostante comunque l'Italia abbia fatto anche diversi cambi di gioco cercando di far girare da una parte all'altra la palla velocemente. Questa è una cosa solo che positiva, però
però principalmente si è giocato comunque palla a terra e va benissimo così. Detto questo, dopo questi primi spaventini iniziali, l'Italia riesce comunque a uscire fuori e passare in vantaggio. Ovviamente il gol del vantaggio ha aperto le danze e quando comunque riesce a sbloccare questo tipo di partite, poi è molto più semplice riuscire a fare il secondo, eccetera, comunque con la squadra avversaria che poi ti concede qualcosina in più. E diciamo che i primi due gol in realtà non sono stati gol comunque fantascientifici perché sono derivanti da due errori palesi degli avversari. Primo gol parte in realtà da un cambio di gioco di Bernardeschi per Biraghi. Biraghi che poi sbaglia comunque la misura del passaggio, la difesa avversaria spazza. Non lo fa bene Novikovas che la passa indietro malissimo, pressato anche da Cristante. Questo gli ha messo. E questo non è da sottovalutare perché qui ha fatto molto Cristante, secondo me, non tanto Ken, che poi comunque ha segnato grazie al passaggio di Novikovas. Tra l'altro gol anche brutto perché sul primo palo il portiere lì doveva prenderla assolutamente, però comunque fatto sta che l'ha coperto male e fortunatamente per noi è entrato comunque in porta, però bravo Cristante a pressare alto e a mettere pressione comunque al giocatore avversario che non avendo una tecnica sopraffine ovviamente poi la palla rischia di perderla e così è stato, quindi bene così. Poi arriva subito dopo pochissimi minuti il gol del 2-0 con una palla recuperata da parte di Pessina e forse controllata anche con il braccio. La Lituania avevo visto che protestava comunque un pochino perché magari aveva controllata con il braccio. Fatto sta che riparte l'azione. Bastoni cambia, dopo comunque che l'azione si è sviluppata, Bastoni cambia il gioco sempre per lo stesso Pessina che cerca di convergere verso il centro, serve in orizzontale Raspadori. Che bravo comunque a prendere posizione, a girarsi e a tirare comunque velocemente con il mancino, palla che usciva di probabilmente 3-4 metri. Fortunatamente per noi, Utkus la devia in angolo, magari in porta, e palla che quindi entra in porta e fa il 2-0. Quindi, dopo una decina di minuti equilibrati, Italia che si sblocca, fa il primo gol e poi. Da questo momento in poi comunque inizia ad essere sempre più pericoloso, ovviamente ad avere un po' il pallone del gioco in mano. Diciamo che poi il pallone del gioco è stato preso dopo il 30esimo, diciamo dopo il 3-0 più che altro, perché comunque fino al gol del 3-0, fino al gol di prima del gol di Ken, comunque in realtà la Lituania attaccava, si è resa anche in diverse occasioni pericolosa. Però principalmente la partita è stata nelle mani e condotta comunque dall'Italia. Detto questo, per il resto comunque arriva il gol del 3-0 con ancora Raspadori, anche se prima comunque è stato diciamo, procurato da Raspadori, non tanto segnato da lui. Fatto sta che Biraghi comunque sulla fascia sinistra lo serve, rimpallo che lo favorisce, Raspadori che allarga sulla fascia destra per Bernardeschi che premia la sua posizione di Lorenzo che mette in mezzo. Cross comunque spazzato malissimo da parte della difesa avversaria e sulla ribattuta Raspadori non deve fare altro che segnare. Gol non per nulla semplice perché ha dovuto metterla sotto la traversa, quindi prenderla di potenza ed era comunque anche in caduta, quindi gol molto complicato. Alla fine comunque lui riesce lo stesso a segnare, quindi bene così, assolutamente 3-0 e comunque bene così. Dopo pochi minuti comunque l'Italia continua ad attaccare, testa bassa, continua a rendersi pericolosa, a penetrare da tutte le parti nella difesa della Lituania e arriva poi anche il gol del 4-0. Questo sviluppa più che altro centralmente, un'ottima azione in realtà. Innanzitutto bravissimo Bastoni a disimpegnarsi del pallone nonostante il pressing di due avversari. Palla che diciamo si alza, se vogliamo dire così, a mezza altezza. Bernardeschi di prima serve Ken che riesce comunque a scattare in posizione regolare, a colpire la palla di prima e metterla sotto al 7 di prima, comunque colpire la palla al volo, a metterla sotto alla traversa e a segnare e fare il 4-0. Quindi 4-0 che ovviamente poi chiude la partita e da questo momento in poi l'Italia un po' abbassa i ritmi e diciamo che attacca con meno determinazione rispetto a prima, forse accontenta un pochino. Tra l'altro piccola curiosità, dal 25esimo al 32esimo giù di lì, non so perché, ma Bastoni e Acerbi sono scambiati di posizione. Ha giocato, diciamo, tutta la partita è stata con Bastoni nel centro-sinistra, nella difesa 4, le due centrali, Bastoni centro-sinistra e Acerbi centro-destra. Per 5-6 minuti li ho visti al contrario, sono scambiati, non so perché, però comunque, vabbè, fatto sta che è successo questo.
E per il resto comunque di l'ultima grande occasione, il primo tempo, gli ultimi 15 minuti, 15 minuti comunque dicevo con ritmi un pochino più bassi, l'unica grande occasione parte da un ottimo anticipo di Acerbi di testa con Pessina che trova comunque e serve Raspadori, anche in questo caso protegge palla, si gira, Di Mancini non riesce comunque a inquadrare lo specchio di porta, palla che si alza sopra la traversa, però anche qui altra occasione comunque abbastanza importante. Nel finale di partita, come dicevo, l'Italia che si preoccupa più che altro di girare il pallone e comunque di concludere lì il primo tempo. Un primo tempo molto buono per intensità, per ritmi, per velocità nel palleggio, per qualità anche nel palleggio e anche per aggressività dei difensori, come dicevo, diverse anticipi a centrocampo. Questi qui sono gli aspetti positivi. Un'Italia che, come dicevo, poi tutto sommato possiamo definirla anche cinica perché se noi andiamo a vedere comunque i primi quattro tiri che abbiamo fatto in porta sono stati quattro gol poi nel primo tempo. Secondo tempo dove a inizio secondo tempo entrano Calabria e Sirigu al posto di Biraghi e Donnarumma, quindi con Calabria che ha giocato come terzino sinistro, un ruolo quindi non suo, e diciamo che dà un suo da una sua da un suo tiro, comunque da una sua giocata, arriva poi il gol poi annullato per fuorigioco di Raspadori perché dopo comunque la palla che si impenna arriva comunque al limite dell'area di rigore per Calabria, diciamo arriva lì nella zona di Calabria, la stoppa, tiro mezzo a giro che va centralmente, respinta scandalosa del portiere che praticamente manda la palla sui piedi di Raspadori che segna ma partiva in posizione ampiamente irregolare. Fatto sta che il gol viene annullato e nulla, però comunque per dovere di cronaca era importante dirlo. Detto questo, Italia che comunque nel secondo tempo con i cambi ha un po' stravolto il tutto, quindi forse ha avuto anche un po' troppa frenesia, andava molto spesso sulle fasce, metteva cross in mezzo, cross tesi, cross bassi, cross alti, però cross alti in realtà non tanto, più che altro tesi e bassi e raso terra comunque e poche volte se non veramente si conta sulle dita di una mano, gli attaccanti l'hanno presa, quindi molta imprecisione negli ultimi metri, nel secondo tempo, ha ritirato un po' l'Italia che abbiamo visto contro la Bulgaria e contro la Svizzera, quindi con imprecisione negli ultimi metri e anche talvolta la scelta del passaggio oppure del tiro sbagliata, quindi questo è un po' l'aspetto importante. Nonostante questo, comunque di occasioni importanti ce ne abbiamo perché arriva il gol del 5-0 con un ottimo cambio di gioco di Cristante che serve a Bernardeschi che rientra sul sinistro, stavolta non per crossare o tirare, ma per servire dietro di Lorenzo che segna con un tiro cross, questo cross che comunque prende un giro strano, portiere che lo guarda senza intervenire e palla che entra in porta, quindi 5-0. E cominciamo partita che va avanti con un'Italia che comunque prova ad attaccare, si espone anche ai contropiedi avversari che comunque sono abbastanza ininfluenti poi ai fini di occasioni pericolose perché visti i loro limiti tecnici hanno fatto fatica, diciamo, a essere pericolosi, nonostante abbiano fatto anche loro delle buone trame di gioco. Palla a terra si trovavano anche abbastanza bene, con passaggi anche precisi, questo è importante da ribadire, da comunque dire, però sicuramente gli ultimi metri fanno fatica per anche i limiti loro. Detto questo, verso il 60esimo altri cambi, con l'entrata in campo di Castrovilli e Scamacca al posto di Jorginho e di Bernardeschi, e comunque dopo i cambi un'Italia che continua comunque ad attaccare, ma ripeto, la costante è la mancanza di precisione negli ultimi metri, soprattutto comunque dalla fascia destra, tantissimi cross arrivati dalla parte destra del campo, ma poco sfruttati. E detto questo, poi successivamente ai cambi, contate il campo di Scamacca, l'Italia passa almeno in fase non possesso di questo 3-5-2 con diciamo Ken come quinto, almeno fino a che è rimasto in campo, e dall'altra parte Calabria, una sorta di 3-5-2 più o meno, con Di Lorenzo che ha scalato a fare il braccetto di destra, diciamo così, e poi l'altra difesa comunque con Acerbi e Bastoni, sulla sinistra come quinto, diciamo Calabria, però comunque almeno in fase non possesso così è diventato. Detto questo, c'è spazio anche per Berardi che entra comunque negli ultimi minuti al posto di Ken, e tutto sommato comunque a parte questa cosa qui, tra l'altro, ecco, altra piccola parentesi che volevo fare, comunque, vabbè, chiudendo un po' il discorso, così almeno chiudiamo il discorso. Ultima occasione che arriva comunque nel finale con l'Italia che ribalta l'azione,
un contropiede comunque in bande della Lituania che viene sprecato, ribaltamento di fronte con Cristante che arriva a verticalizzare per Castrovilli che dal limite dell'area tira, ma palla che sbatte sul palo e nulla di fatto. Quindi partita che si chiude con un'Italia vincente, che ha giocato comunque a buoni ritmi, ottima intensità. Sono convinto 3 punti fondamentali, visto anche il pareggio della Svizzera. Piccola parentesi, Tutiskinas mi è piaciuto molto, giocatore di proprietà del Crotone, accusato qualche settimana fa da parte del Crotone, penso in vista del campionato di Primavera 2 e spero che sia così perché secondo me può far fare alla Primavera un grande salto di qualità e anche per lui comunque è fondamentale giocare in questo periodo piuttosto che marcire in panchina e devo dire che non mi dispiace, alla fine si vede che ha personalità, anche in fase di impostazione non male, difensivamente movimenti tutto sommato non male e vi dico che a me onestamente Tutiskinas non mi dispiace per nulla, lo vorrei vedere bene in Primavera così da farlo crescere e comunque da poter poi usufruirne in futuro. Detto questo, chiudendo un po' il discorso, tiri 20 a 5, tiri in porta 5-1, possesso palla 68-32, occasioni pericolose 7-0. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!